Grazie mille, grazie dell'invito, buonasera a tutti. Appunto, io sono Martina Fossettini e sono dirigente del Polo Unispra e coordino un'area dal nome molto lungo, ma che in realtà si occupa di processi legati all'acqua. All'acqua come componente del ciclo idrologico, quindi la parte più meteoclimatica, l'acqua come risorsa, all'acqua come ecosistema, anche l'acqua come rischio, come pericolo, come minaccia. Quindi mi occupo di alluvioni e siccità, mi occupo di ecologia e mi occupo anche di come gestire sostenibilmente la risorsa. Due parole sull'ISPRA, come sapete, è un istituto pubblico di ricerca vigilato dal Ministero dell'Ambiente. È il centro del sistema federato di agenzie regionali, tra cui l'ARPA Toscana, per esempio. E qual è il nostro ruolo lì? È quello di dare un coordinamento tecnico-scientifico e lavorare a sistema affinché il monitoraggio e la valutazione delle componenti ambientali sia fatta in maniera uniforme, omogenea e certificata su tutto il territorio. Perché su questi dati, su questi quadri conoscitivi, si fonda la nostra sopravvivenza in realtà, no? Sapere quanto stiamo impattando sull'ambiente e sulle risorse che ci servono e come riuscire a mitigare questi impatti. Noi siamo anche ovviamente nel contesto del sistema europeo delle agenzie un nodo nazionale, quindi siamo il nodo nazionale italiano per l'Agenzia Europea dell'Ambiente, che attua tutte le politiche ambientali europee, in particolare sulle acque, il Green Deal, la Zero Pollution. Non so se avete mai sentito parlare di queste policy, comunque le policy di tutela delle acque europee. E ci tenevo a dire anche che include l'ex Servizio Idrografico e Mareografico Nazionale, da cui provengo io, che dalla fine dell'Ottocento era l'ente di Stato che faceva il monitoraggio delle acque in Italia. Quindi il monitoraggio delle acque superficiali, delle acque sotterranee, delle precipitazioni, eccetera. Qual è il nostro scopo principale? Quello di supporto alle policy ambientali, quindi di fornire dei quadri conoscitivi sulle risorse naturali, sugli impatti, sulle pressioni e quindi poi di fornirli al decisore per prendere delle decisioni, anche fare della ricerca applicata per supportare l'applicazione delle norme ambientali. In particolare la mia area, come dicevo, si occupa di acqua a tutto tondo, quindi della tutela qualitativa e quantitativa delle acque, anche in termini di ecosistemi, della valutazione e della gestione dei processi fluviali, quindi il fiume come sede di processi ecologici, idraulici ed economici, della valutazione quindi e la gestione del rischio di alluvioni, ma anche della siccità, quindi delle due facce della stessa medaglia, gli estremi idrologici. E siamo inoltre il coordinatore del Tavolo Nazionale di Idrologia Operativa, che è un tavolo che federa tutti gli ex servizi idrografici, quelli che sono in parte passati alle agenzie, in parte passati in protezione civile regionale, e che insieme a noi cercano appunto di attuare un monitoraggio che sia coordinato, scientificamente basato e certificato. Perché su quei dati lì si basa ad esempio la pianificazione della gestione del rischio di alluvione, quindi le mappe di pericolosità e di rischio, così come la pianificazione dell'uso delle risorse idriche. Di cosa parliamo oggi? Parliamo di un elemento semplice allo stesso tempo, siete di processi molto complessi nello spazio e nel tempo, quindi l'acqua vista come una risorsa ma anche come una minaccia, e quindi della tutela delle acque e dalle acque. Quindi come monitoriamo, come valutiamo lo stato delle acque e delle risorse, come le gestiamo, chi lo fa, in che modo appunto, e che cosa fa, che questo è già un elemento di ricerca, diciamo, in Italia, visto che ci sono tante sovrapposizioni amministrative. Quindi dovrò ai noi dare dei dettagli, diciamo, sulla normativa, quindi quali sono le regole, diciamo, la disciplina della tutela delle acque per capire appunto chi fa cosa e come viene fatto. E passerò all'approccio sistemico dettato dalla norma europea e attuato anche dalle norme nazionali, quindi dalla pianificazione di bacino, l'integrazione degli obiettivi, obiettivi di sviluppo, obiettivi di qualità della risorsa, obiettivi di gestione del rischio. E l'altra faccia della medaglia, oltre alle alluvioni, anche della siccità che negli ultimi anni, insomma, ha avuto il suo rilievo.
Quali sono le conoscenze e le competenze necessarie per vincere la sfida della gestione integrata delle risorse idriche e degli ecosistemi? Qualche conclusione, qualche proposta e poi mi aspetto appunto anche una discussione. E come diceva Delio, se avete delle domande mentre racconto perché non è chiaro, eccetera, interrompetemi, non c'è problema. E noterete anche che in alcuni casi sono un po' ripetitiva perché penso che serva la causa, insomma la comprensione, essendo appunto una materia abbastanza complessa. Una risorsa, l'acqua come risorsa, è una risorsa su cui ci sono molti interessi e quindi andrebbe gestita in una maniera sistemica. Tuttavia fino adesso insomma, abbiamo visto che i conflitti non fanno che aumentare, perché con lo sviluppo noi mettiamo in atto una serie di pressioni, qualsiasi attività umana mette in atto pressioni sulle risorse idriche, quindi preleviamo, ci difendiamo dalle acque, le inquiniamo, scarichiamo. E quindi queste nostre pressioni vanno ad avere un impatto sugli ecosistemi, sulla stabilità dei fiumi e delle aree connesse, come potete vedere qui, e anche sulla risposta che i corsi d'acqua hanno agli eventi alluvionali. Quindi vedete sulla sinistra l'evoluzione dei corsi d'acqua italiani, sotto il Piave, sopra non ricordo, ma comunque quasi tutti i fiumi italiani, soprattutto dopo la grande urbanizzazione del post seconda guerra mondiale, dopo la seconda guerra mondiale, sono stati sovrasfruttati, abbiamo utilizzato non solo l'acqua ma anche gli sedimenti, i sedimenti che sono una componente fondamentale del fiume. Perché? Perché ci servivano come materiali da costruzione. Abbiamo fatto degli sbarramenti, ma proprio il prelievo dei sedimenti è stato una delle cause principali per cui si sono innestati dei fenomeni di incisione e di restringimento degli alvei che hanno portato, come vedete, anche a incisioni dell'ordine di 10 metri, che sono anche comuni. Ok, perfetto. Quindi, quello in cima. Sì, no, non vedo l'altro. Eccolo. Vedete qua, insomma, comunità di misura, il mio collega che è alto 1,80 m, quindi insomma sui 5-6 metri di media ci siamo, questo è la Cecina. E che cosa succede poi? Che andiamo a scalzare le fondazioni delle infrastrutture e quindi abbiamo i crolli. E andiamo a costruire sulle aree che secondo noi non saranno mai interessate da fenomeni alluvionali, questo è un caso di Friuli. La progettazione non tiene conto non ha tenuto conto fino ad oggi della dinamica evolutiva dei corsi d'acqua. Erano conoscenze che si avevano un po' già, però c'era una separazione netta tra diciamo, la scienza ingegneristica e la geomorfologia fluviale, che ha avuto molto, molto impulso nei paesi anglosassoni, da noi purtroppo ancora tarda a prendere piede per motivi abbastanza, diciamo, non nobili, ecco. E, quindi noi ci troviamo ad avere tutta una serie di pressioni che fisce sui nostri corpi idrici. Io qui ho messo i fiumi perché forse diciamo, sono quelli con cui abbiamo più familiarità, no? Cioè, è più evidente l'impatto su un fiume che magari su un corpo idrico sotterraneo che non vediamo, fino a che poi dopo con la pompa non peschiamo più nulla. E per mitigare l'impatto di queste pressioni dobbiamo fissare un piano d'azione proprio che si basi su azioni di tipo conoscitivo, programmatico e dispositivo che sono definite all'interno dei cosiddetti piani di bacino distrettuali, che nel nostro codice ambientale, nel decreto 154/2006, testo unico ambientale, sono ben definiti. Qual è l'unità del piano? L'unità del piano dove andiamo a fare la valutazione è il bacino idrografico, perché fisicamente è quella porzione di territorio, quello spazio in cui l'acqua defluisce a una certa sezione di chiusura, quindi viene naturale utilizzare questa unità come unità di valutazione idraulica. Qual è
la diversa complessità dei processi legati all'acqua rispetto ad altri è che lavorano a tante scale. Se io ho un problema in questo punto del mio reticolo, quindi nel tratto di fiume che vedo, questo problema può dipendere o da cause localizzate vicino al punto, ma anche da problemi che io ho a monte. Ad esempio, se ho dei prelievi insensati qui, potrò avere carenza più a valle, se ho dei contaminanti potrò avere l'effetto a valle, se sbarro un corso d'acqua a monte avrò incisione a valle. Quindi quando devo andare a capire perché il mio corpo idrico sta in certe condizioni, devo andare a studiare anche quello che succede nel bacino a monte. È un po' come fare, no, un'anamnesi, una diagnosi poi di quello che succede. In Italia ci sono diversi bacini, poi il numero dipende dalla soglia reale che noi scegliamo. Se io voglio dire quali sono tutti i bacini che sono superiori a una certa area, faccio le mie valutazioni, eccetera. Tuttavia, diciamo, quelli con un'area sui 200 km quadrati sono qualche centinaio di bacini e, scusate, l'aggregazione di questi bacini per similitudine, diciamo, fisica, idrologica, geologica di collegamento viene detto distretto. Il distretto è l'unità, quindi è l'insieme di bacini simili sul quale amministriamo l'acqua. Amministriamo l'acqua e gestiamo anche vincoli sull'uso della risorsa idrica del territorio. Quindi è fondamentale. Abbiamo 7 distretti, ovviamente questo è quello dell'Appennino settentrionale. Da chi sono coordinati i distretti? Dalle autorità di bacino distrettuali. Le autorità di bacino distrettuali sono delle emanazioni dello Stato, quindi sono dei soggetti enti pubblici che dipendono dal Ministero dell'Ambiente e che promuovono la pianificazione, quindi gli atti di indirizzo e coordinamento del territorio, l'uso del territorio e delle risorse idriche, attraverso il piano di gestione e una serie di atti che viene approvato da tutte le amministrazioni territoriali competenti in quel distretto. Quindi avremo le regioni, avremo i ministeri competenti, in primis il ministero vigilante per quello dell'ambiente, ma avremo anche l'agricoltura, le attività produttive, eccetera, eccetera, e non ultimo il Dipartimento di Protezione Civile, perché chiaramente gestisce tutta la parte emergenziale. È un piano in realtà di sviluppo sostenibile per come è scritto sulla norma, a differenza di altri stati che ancora non hanno questo tipo di pianificazione, perché si propone di creare una serie di indicazioni di lungo termine per raggiungere tutta una serie di obiettivi. Quindi io mi sviluppo nel medio e nel lungo termine diciamo, dando disposizioni su come utilizzare le risorse, come utilizzare il territorio, come gestire le emergenze, come ridurre le pressioni, avendo chiaro il fatto che devo mantenere la qualità dei corpi idrici o ripristinarla, quindi non deteriorare lo stato dei corpi idrici, gestire il rischio di siccità e di alluvione, quindi contrastare anche il deterioramento degli habitat e tutelare le aree protette, eccetera, e fare un piano di utilizzo futuro delle risorse. Cioè tutte le azioni che metto in atto devono anche vedere nel lungo termine quali sono gli effetti e essere tali da non andare a intaccare la riserva idrica che io ho. Quindi, il piano poi in Italia, questa è una cosa molto importante, è vincolante e sovraordinato a tutti i piani di sviluppo. Quindi in realtà la norma ci dice che dove io ho dei vincoli di un certo tipo non potrei costruire, non potrei utilizzare, eccetera, eccetera. Poi siamo molto bravi a derogare le norme, ma quello è un altro conto. Quindi il piano di bacino, il piano di utilizzo delle risorse idriche e del territorio è sovraordinato a tutti, e tutti gli altri piani di sviluppo socio-economico territoriale si dovrebbero coordinare con questo, dovrebbero essere coerenti con questo, anche perché passano a diverse verifiche di impatto sia normativo che ambientale. Ora, siccome questo piano è molto ambizioso e noi questo diciamo, articolo lo avevamo già in una norma precedente del 1989
e c'è una certa inerzia ad attuare queste norme nel paese. E abbiamo avuto poi le piene importanti degli anni 90 e poi le altre piene, sempre dopo l'ennesima, diciamo, catastrofe, il legislatore ha pensato che il piano potesse essere attuato per stralci funzionali, che vuol dire per, diciamo, stralci che interessavano un certo obiettivo, quindi un piano di gestione delle acque teso a raggiungere l'obiettivo di buona qualità dei corpi idrici, un piano di gestione del rischio di alluvioni teso a valutare e gestire il rischio di alluvioni e mitigarlo, quindi a ridurlo, un piano di bilancio idrico e un programma di gestione dei sedimenti, ad esempio. Il piano di gestione del bacino, che poi nella direttiva quadro sulle acque europea del 2000 è stato ripreso tal quale, è come dire, sviluppato, concordato alla scala del bacino, con l'insieme del distretto, quindi l'insieme dei bacini, e poi è declinato alla scala territoriale amministrativa competente, quindi alla scala regionale attraverso i piani tutela acque. Quindi i piani tutela acque sono una declinazione, una, diciamo, pianificazione più di dettaglio sul territorio regionale, che con la Bassanini, ovviamente, con la riforma del titolo V, le competenze ambientali sono state trasferite, diciamo, in maniera non totale, però in legislazione concorrente si dice alle regioni, e quindi sono le regioni che poi mettono in atto le prescrizioni dei piani. Parlavamo dei piani di gestione della direttiva acque, ci tengo a parlare della direttiva acque perché è una norma che mette in atto la sostenibilità degli utilizzi dell'acqua e del territorio. È una norma quadro europea che anche questa guarda molto lontano perché diciamo, ha come obiettivo il non deterioramento degli ecosistemi acquatici, un utilizzo sostenibile, quindi quantitativamente nel tempo, la tutela degli ecosistemi, la riduzione delle pressioni, quindi tutte quelle sostanze inquinanti che sono state introdotte, diciamo, fino a fine degli anni 90, di cui ancora abbiamo sentore, il DDT, per esempio, la benzina, eccetera. E non ultimo, anche a mitigare gli effetti di inondazione e siccità. E la direttiva mette in atto due principi. Uno è quello del no deterioration, quindi nessuna azione che io metto in atto, opera, prelievo, eccetera, deve deteriorare lo stato dell'ecosistema, e che il polluter pays, cioè chi inquina, chi distrugge, dovrebbe pagare. Ok? Quindi la responsabilità di chi produce di pressioni significative. E poi altri due obiettivi di questa grande direttiva, quindi quella sulle acque sotterranee, che sono le nostre idroriserve, e delle alluvioni, sono diventate altre direttive, proprio per la complessità. Qual è l'obiettivo della norma europea nazionale? È il buono stato ambientale dei corpi idrici, e questo stato viene valutato a cadenza sessennale, perché viene ritenuto come il periodo, diciamo, minimo affinché noi abbiamo la risposta di tutti gli ecosistemi alle pressioni antropiche. Quindi si fa una pianificazione sessennale a scala di bacino attraverso un ciclo. Questa pianificazione riguarda tutti i tipi di acque, le falde, i fiumi, i laghi, le acque di transizione come le lagune, ad esempio, e le acque marine costiere, su tutto. E abbiamo una serie di fasi attuative, un po' come dal punto di vista medico, no? Un'anamnesi, quindi abbiamo una fase conoscitiva del sistema, il mio bacino com'è dal punto di vista climatico, idrologico, agronomico, geologico, che tipo di insediamenti ci sono, quindi industriali, che tipo di attività produttive, agricole, eccetera, che tipo di pressioni mettono in atto, sostanze inquinanti o pressioni sulla quantità, eccetera. Dopodiché si fa una valutazione, quindi un'analisi di rischio. Allora, visto, constatato quello che, diciamo, che vedo sul mio corpo idrico, le pressioni, qual è il rischio che questo corpo idrico, questo tratto di fiume, non raggiunga l'obiettivo, non sia in buono stato? Metto in atto un monitoraggio, vado a monitorare la quantità, ad esempio, gli aspetti chimici, gli aspetti biologici, pesci, ad esempio, la parte di vegetazione anche, metto insieme tutti questi tasselli e classifico lo stato, e quindi cerco di capire se il mio corpo idrico è stato buono, che devo mantenere, o inferiore. Se è inferiore, devo mettere in atto un programma di misure per tornare allo stato buono.
Questo programma di misure, come dicevo prima, deve essere attuato sia a scala di distretto, ma soprattutto a scala regionale, attraverso il piano di tutela. Qual è l'unità di valutazione della direttiva? Il corpo idrico. In breve, il corpo idrico è un tratto di fiume che risponde allo stesso modo alle pressioni a cui è sottoposto. Supponiamo che ci siano delle contaminazioni di tipo agricolo diffuso, allora io so che in qualunque punto di quel tratto di fiume più o meno la stessa risposta, le stesse concentrazioni, e lo tratto allo stesso modo. Abbiamo anche dei corpi idrici che chiamiamo fortemente modificati, ad esempio una grande diga per produzione idroelettrica che ottengono, sbarrano un corso d'acqua e quindi a monte si crea un invaso e quello diventa a tutti gli aspetti un lago, noi diciamo un lago artificiale, però si comporterà come lago. E questo lo facciamo perché quando andiamo a definire le condizioni di questo tipo di corpi idrici sappiamo che abbiamo dei vincoli, cioè che riteniamo che quelle opere siano necessarie di pubblico interesse, prevalente pubblico interesse perché servono a garantire l'approvvigionamento energetico o idropotabile a una grande comunità e quindi in qualche modo sacrifichiamo lo stato di quel corpo idrico perché ci serve e cerchiamo in qualche modo di compensare poi questo attraverso delle misure di mitigazione. E poi abbiamo infine i corpi idrici artificiali, quindi tutte le opere di bonifica idraulica, canali, no? Irrigui, eccetera, che sono, diciamo, in qualche modo dei corpi idrici che prima non c'erano, non c'era acqua prima, io scavo e creo questi corpi idrici, quindi non ho delle condizioni di riferimento su cosa c'era prima, no? Come poteva avere un fiume, ma cosa c'era prima? Sono io che decido, io insomma gestore, io comunità, come trattare questo tipo di corpi idrici. Quindi il mio problema è, vado su un corpo idrico, un tratto di corpo idrico, trovo queste condizioni, vedo che ci stanno un sacco di belle piante, sì, un po' di erosione qui, ma devo capire che cosa succede su questo mio corpo idrico. Quindi devo andare a capire che cosa è successo, quali sono le pressioni che c'erano su quali sono le pressioni significative su quel corpo idrico, no? E già vedo che c'è una diga. È un invaso? È un invaso? Sì, questo è un invaso. C'è una diga, quindi è molto all'invaso. Ho gli argini. Ho le difese sfondali, perché quando ho gli argini poi vado anche ad evitare che si rodano le sponde, altrimenti l'argine, no? Crolla. Ho dei prelievi. Devo andare a vedere cosa c'era prima, che cosa è successo. Cosa ho a monte? Magari lo stato era questo, io avevo un fiume a canali multipli, con i suoi ecosistemi, i suoi pesci, eccetera, decido di espandermi e di difendere l'abitato, faccio gli argini, decido che quell'abitato dovrà anche essere servito dal punto di vista idrico, idroelettrico, eccetera, faccio una diga. Che cosa succede? Che già non ho considerato che questo fiume naturalmente ha un suo spazio di mobilità nel tempo, perché i fiumi non sono entità statiche, soprattutto i fiumi italiani sono molto dinamici e a seconda degli impulsi che hanno, come precipitazioni, come portate insomma dal bacino a monte, chiaramente si spostano erodendosi, erodendo le sponde, ma questo naturalmente. E che cosa succede quando metto in atto un'opera? Quell'opera ha proprio lo scopo di bloccare dei processi, cioè quando io faccio una diga lo faccio per arrestare il flusso e conservare, immagazzinare acqua. Ovviamente che cosa succederà? Che tutto il sedimento rimarrà incorporato a monte. Lo stesso modo l'argine. L'argine ha lo scopo di evitare l'inondazione, l'alluvione, quindi vuol dire che sta contenendo, reprimendo un processo di dissipazione energetica che il fiume avrebbe naturalmente. Quindi ho le mie precipitazioni, il fiume comincia, come si dice, ad ingrossarsi. Qui io non ho più la resistenza del sedimento grossolano o lo spazio di espansione, il fiume comincerà a incidere, ad erodere il suo fondo, a scaricare l'energia erodendo. E mi ritrovo in questa condizione. Quindi paradossalmente avrò le strutture di difesa che mi dovevano difendere, che in realtà sono esse stesse destabilizzate,
Il sedimento intrappolato a monte che mi causa qui una perdita di resistenza, no? L'energia dell'acqua non riesce ad essere frenata, dissipata e quindi scava, il fiume erode, incide. Quindi avrò chiaramente una perdita di habitat, no? Quindi diciamo tutto l'assemblaggio di forme tipiche che possono essere le valli fluviali, le isole, la vegetazione viene persa e questo ha effetti sul biota, su tutte le comunità. Non solo, avrò anche degli impatti sul contatto acqua superficiale sotterranea, magari anche un abbassamento dei livelli della falda, quindi delle opere di captazione. Per cui con delle opere che pensavamo potessero servire, no, degli scopi anche nobili volendo, noi otteniamo un effetto totalmente opposto in maniera pesante, cioè questo continua a succedere purtroppo, perché questi fenomeni poi, anche rimuovendo le cause, continuano nel tempo. Qual è il nesso di casualità tra l'opera e quello che abbiamo visto lì? C'è una pressione, supponiamo, io mi focalizzo diciamo sulle pressioni, sulle strutture, sulle opere, sulle dighe, sugli argini, anche sui prelievi di acqua o di sedimento. Che chiaramente se ho una pressione di tipo chimico è chiaro che quella va a contaminare e io ho una compromissione dello stato delle acque, quindi tutti gli organismi che vivono lì anche avranno degli impatti più o meno pesanti, no? Ma quando invece metto in atto un'opera, no, che si dice ah vabbè l'alluvione, se avessimo fatto le casse, se avessimo alzato gli argini, attenzione, l'opera per sua natura mi va a bloccare dei processi, mi va a alterare, come abbiamo visto, tutte le condizioni idromorfologiche, ovvero la dinamica dell'acqua, bloccare i sedimenti, aumentare l'erosione, la velocità anche di scorrimento dell'acqua, mi va a ridurre la disponibilità spazio-temporale dell'habitat e anche la quantità di risorsa e tutti i servizi ecosistemici che l'ecosistema mi fornisce. Una buona, diciamo, acqua in quantità e qualità buona, una naturale mitigazione delle alluvioni, eccetera. Perdendo l'habitat, le biocenosi, quindi la parte biologica dell'ecosistema, le comunità vegetali e animali, vengono impattate e hanno una risposta che noi misuriamo con lo stato ecologico. Quindi andiamo a misurare quanto l'insieme delle comunità acquatiche è impattata e quindi quanto lo stato ambientale di quel corpo idrico viene deteriorato. Come facciamo a fare questo? Lo vedevamo prima, no? Andiamo prima a fare un'anamnesi, quindi questo è il nostro bacino, questo è il Magra, che è un fiume molto dinamico, come sapete, insomma è stato oggetto di diverse alluvioni anche scandalose ricostruzioni. Andiamo a identificare tutti i corpi idrici all'interno del bacino, le caratteristiche del bacino, ci abbiamo, ringraziando il cielo e i ricercatori che ne hanno fatto un sacco di conoscenze, le carte geologiche, abbiamo le situazioni climatiche, idrologiche, la vegetazione, le carte ittiche, tutte le informazioni che abbiamo su quel bacino, no? Un po' come appunto un paziente a cui andiamo a chiedere tutta la sua storia su cui andiamo a indagare, le caratteristiche, eccetera. E poi andando a constatare corpo idrico per corpo idrico qual è la situazione attuale, a capire se quelle pressioni avranno un impatto, quindi a fare delle previsioni. Come facciamo? Analizziamo tutti i dati che abbiamo a disposizione e attraverso le nostre conoscenze sui processi fluviali, sui processi idraulici ed ecologici, andiamo a fare una valutazione preliminare. E quindi diciamo questo corpo idrico tutto sommato sta bene, la pressione non è significativa, teniamolo sotto controllo con un monitoraggio cosiddetto di sorveglianza. Quando invece noi abbiamo un paziente, un corpo idrico e sappiamo che è a rischio perché abbiamo fatto un argine, una diga, abbiamo prelevato un po' troppo, andiamo a fare un monitoraggio proprio su quella pressione, che viene detto un monitoraggio operativo. Quindi impostiamo questo monitoraggio che è svolto dal Sistema Nazionale della Protezione Ambiente, quindi in Toscana, dalla parte toscana, su tutte le componenti, quindi acque superficiali e acque sotterranee, ci sono migliaia di stazioni in attività onerosissima e che richiede delle skill, proprio delle,
competenze molto molto specifiche e purtroppo, si diceva prima, i giovani non si iscrivono più a corsi di laurea che possono servire a questo scopo, non ultimo il fatto perché il mercato del lavoro non risponde in maniera proporzionale, diciamo, agli sforzi che fanno. Quindi tutta la parte di monitoraggio ambientale è fatta dalle agenzie, ma per quanto riguarda il monitoraggio quantitativo, questo è fatto solo in parte dalle agenzie, perché al passaggio del servizio idrografico, vi dicevo, con la Bassanini, alcune, quelle in verde, sono transitate alle ARPA, quelle in rosso e in azzurro invece sono transitate in parti diverse delle strutture regionali. Quindi, e sono tutti centri di competenza di protezione civile, quindi anche qui insomma c'è stata una complicazione, perché poi immaginate nella governance di processo, insomma anche noi andare a capire chi fa cosa non è semplice. Andiamo a vedere come si valuta lo stato ambientale. La valutazione dello stato ambientale è data dal peggiore tra lo stato chimico e lo stato quantitativo per quanto riguarda le acque sotterranee e lo stato chimico e lo stato ecologico per quanto riguarda le acque superficiali. Quindi distinguiamo queste categorie perché immaginate hanno dei processi diversi. Per quanto riguarda le acque superficiali, lo stato chimico è abbastanza intuitivo, cioè io ho un'acqua in buono stato chimico quando le concentrazioni di certi parametri sono sotto una certa soglia, soglia che è stata determinata attraverso tutta una serie di studi scientifici e che so che è una soglia che non ha impatto, diciamo, ecologico, quindi sull'ecosistema, ma anche sull'essere umano. Quindi c'è tutta una serie di standard per le acque interne e per le acque marine costiere. Per quanto riguarda invece lo stato ecologico, proprio perché ci sono diverse componenti, no? Biotiche e abiotiche, questo è dato dalla combinazione delle condizioni di elementi biologici, quindi andiamo a vedere quattro elementi che sono stati scelti proprio perché rispondono all'intera gamma di pressioni, ciascuno per parte diversa. Quindi sono i macroinvertebrati bentonici che troviamo nel fondo dell'alveo e che sono l'alimento per tutti gli altri, per la catena trofica animale, anche per i pesci. Abbiamo le diatomee, le macrofite, quindi la vegetazione acquatica, appunto i pesci. Poi andiamo a vedere gli elementi chimico-fisici, cioè quali sono, ad esempio, qual è la concentrazione di ossigeno, la temperatura, l'acidità di un'acqua, no? Che poi sono quelli che regolano anche le condizioni di vita delle biocenosi. E ultimo, non meno importante, anzi, li leggerei da sotto a sopra, sono gli elementi idromorfologici, quindi la casa, no? Quelli che costituiscono l'habitat del corso d'acqua, quindi il regime idrologico, come l'acqua circola nelle varie stagioni e nello spazio, la continuità, quindi se l'acqua, il sedimento, i pesci e tutte le comunità vegetali, eccetera, sono libere di spostarsi sia da monte a valle e sia anche dall'interno dell'alveo alla piana inondabile, perché se non ci sono argini, no? Quelle sono aree di diffusione e dispersione che servono anche per la biologia. E le condizioni morfologiche, quindi la dinamica del sedimento e la forma che il fiume assume nel variare del tempo. Come lo misuriamo lo stato intuitivo, no? Se ho nessuna pressione, ovviamente io avrò un ecosistema in condizioni molto elevate e quindi in condizioni cosiddette di riferimento. Via via che le pressioni aumentano, diciamo, se sono leggere, quindi non vanno a disturbare molto le funzioni e le strutture delle comunità, io avrò condizioni in stato buono e all'aumentare della severità della pressione il mio stato peggiorerà. Che cosa dice la norma? La norma ci dice che sotto lo stato buono devo mettere in atto delle misure di mitigazione che mi riportino il mio corpo idrico al buono stato. Quindi capite che la valutazione dello stato ha delle implicazioni molto forti anche dal punto di vista economico, perché un'acqua in condizioni non buone, un corpo idrico in condizioni non buone deve essere soggetto a delle misure che costano, che vanno progettate con un'ottica, insomma, vasta. E quindi insomma la diagnosi deve essere fatta in maniera certificata e corretta, scientificamente basata. Per quanto invece riguarda le acque sotterranee, abbiamo sempre il corpo idrico che è un'unità di bilancio. Immaginiamo che un corpo idrico sia
un'unità cromosomogeneità come se fosse un invaso sotterraneo. E il suo stato è dato dal peggiore tra lo stato chimico è buono quando la presenza di alcune sostanze, in particolare nitrati e fitofarmaci, sono sotto certe soglie che sono fissate a livello europeo, perché immaginate la competizione che c'è dal punto di vista agricolo, no? Tra i vari stati europei, lo vediamo al supermercato, insomma. E poi da tutta un'altra serie di inquinanti che dipende dalle condizioni territoriali, quindi da una serie di parametri chimici, di chimica di sintesi, se ho degli insediamenti industriali o degli utilizzi di determinate sostanze. Lo stato quantitativo invece è una misura di sostenibilità dell'uso dell'acqua, perché lo stato quantitativo è buono quando, oltre al fatto di non avere un'intrusione salina che mi compromette ovviamente la qualità dell'acqua, il mio utilizzo è tale che non si intacca la riserva di lungo termine di base, quindi la rinnovabilità della risorsa nel mio corpo idrico. Quindi è una sfida anche capire qual è questa soglia sotto la quale io non dovrei andare quando mi levo dalla falda. E questo è quello che dovrebbero fare gli enti che rilasciano le concessioni, quindi le autorità di distretto e le regioni, e poi le province, perché spesso le regioni delegano le province. E noi su questo abbiamo lavorato molto con altri istituti di ricerca, con tutte le agenzie, per darci dei criteri sulla valutazione di questo stato quantitativo, quindi di qual è la soglia di sostenibilità dei prelievi in una falda, in un corpo idrico sotterraneo. Anche questi sono monitorati, abbiamo circa 6.000 punti di monitoraggio, sempre a carico delle ARPA. Che cosa facciamo? Se lo stato è inferiore o buono, andiamo a mettere in atto delle misure, dobbiamo progettare delle misure. E la direttiva prevede che noi abbiamo due tipi di misure. Un tipo obbligatorio. Qual è la misura obbligatoria? L'attuazione di direttive già esistenti che tendevano a ridurre le pressioni, quindi nitrati da agricoltura e zootecnia, fitofarmaci, direttive sull'attuazione, direttive relative alla sede, ad esempio alle emissioni dalle industrie di grossa taglia e quant'altro, tutte direttive sulla parte più o meno chimica, diciamo. Oltre a questo ci obbliga a censire i prelievi, a censire gli scarichi, a censire le opere, a fare un elenco, anche avere un anagrafo, un catastro anche delle autorizzazioni, dei divieti, dei vincoli, delle politiche tariffarie. E purtroppo, insomma, questo non è ancora implementato in maniera sufficiente, diciamo. Oltre a questo abbiamo le misure supplementari che sono più specifiche. Cioè, vedevamo prima il corpo idrico in cui ho l'argine che viene intaccato e crolla, il fiume che viene inciso, eccetera. Ad esempio possiamo avere dei progetti di riqualificazione fluviale, quindi misure basate sulla natura, oppure degli strumenti conoscitivi, degli incentivi economici e fiscali, eccetera. Quindi sono tutte quelle misure, quei provvedimenti che ci servono a salvare e a riportare il nostro corpo idrico allo stato almeno buono. Questo è un elenco delle principali misure, del tipo di interventi che compare nei piani di gestione del secondo ciclo, quindi l'ultimo che si è concluso nel 2021-2022. E le prime misure purtroppo sono ancora quelle di attuazione della norma su quegli impianti di trattamento dei reflui urbani. Siamo ancora indietro. Ci sono città che ancora non sono connesse ai depuratori e ci sono stati investimenti e ondate di investimenti incredibili. E poi c'è la conoscenza, e questo è importante perché è chiaro che nei sistemi come i nostri, molto antropizzati, perché abbiamo delle condizioni che si dice, insomma, meravigliose in Italia, climatiche, di ricchezza, eccetera, sotto la scure del cambiamento del clima, chiaramente sono sistemi che vanno studiati, monitorati in tempo quasi reale, perché noi non siamo in grado, con questa nuova, diciamo, nuovo manifestarsi di eventi estremi, ancora di avere delle statistiche, di fare delle previsioni affidabili.
L'unico modo è seguire fenomeni, monitorarli. Quindi la ricerca e il monitoraggio sono delle misure fondamentali. E poi, oltre al fatto della, diciamo, la performance, dell'irrigazione, eccetera, abbiamo anche il miglioramento delle condizioni idromorfologiche, quindi la riqualificazione dei corsi d'acqua. E solo molto più in là abbiamo le cosiddette misure naturali di ritenzione dell'acqua, cioè banalmente, invece di fare l'argine, posso espropriare una certa fascia di pertinenza fluviale dove so che il fiume si espande nei prossimi 50 anni, perché io sono in grado di prevederlo dove si espande, la lascio libera, lo lascio libero di espandersi. Questo vuol dire che io a valle non avrò tutta quell'energia, perché l'energia viene dissipata, l'acqua va a ricaricare le falde, mi promuove i processi ecosistemici, quindi è una misura cosiddetta win-win, che è benefica per tante cose, quindi le risorse, la stabilità dei corridoi, il rischio idraulico, eccetera. Tant'è che il legislatore, alla fine, anche il legislatore italiano, ha deciso che il 20% degli interventi di mitigazione del dissesto, il 20% degli interventi devono essere non strutturali, cosiddetti interventi integrati, cioè interventi che vanno a mitigare il rischio di alluvione e allo stesso tempo a migliorare lo stato ambientale dei quartierici. Il piano di gestione di bacino lo trovate su, è riscontrabile, perché è obbligatorio che sia pubblicato sui siti delle autorità del distretto. Io qui ho messo un po' perché è una presentazione che avevo già fatto. Qua 2015, perché appunto ogni 6 anni, adesso abbiamo quelli del 2021 e noi proprio comunità li stiamo analizzando, perché prima di pubblicare le statistiche facciamo delle verifiche di coerenza tra i dati che ci sono, quindi è un continuo scambio con le regioni, le autorità del distretto, per fare modo che di capire cosa hanno messo, ma ancorché ci sia una standardizzazione, e quindi correggere con loro poi, diciamo, questi dati, in modo che poi possiamo pubblicarli all'esterno e fare le nostre statistiche e capire cosa è successo con ciclo dell'acqua. Quindi troviamo il programma di misure, troviamo tutte le valutazioni. Dove si trovano i dati, diciamo, sia sui piani che sulla qualità delle acque? In maniera aggregata li troviamo in forma standardizzata sul sistema informativo europeo sulle acque, il WAIS. Li troviamo anche sul SINTAI, che è il sistema informativo nazionale per la tutela delle acque italiane, che è un sistema informativo di ISPRA, e sulla quadrante di ISPRA, che, diciamo, va a mappare un po' tutte le condizioni. Va a vedere le pagine, no? La siccità, i pesticidi, eccetera, però già, insomma, un'infografica che dà le statistiche sullo stato dei quartierici nazionali. Ecco, adesso nella pratica questo è lo stato dei quartierici dello scorso ciclo di gestione, quindi il blu è lo stato elevato, quindi quelli che stanno in condizioni migliori. Vediamo che, diciamo, poco meno della metà dei quartierici è in uno stato buono superiore. C'è una gran parte, più del 26%, che è stato moderato sufficiente, quindi che ha grosse probabilità di andare in buono stato se mettiamo in atto delle misure. Un'altra percentuale in stato cattivo, quindi il 3%, che non è molto alta rispetto ad altri paesi, il 12% è stato scarso, e purtroppo il 16%, questo grigio qua, come vedete, corrisponde a questa parte del paese dove dopo 16 anni di attuazione della direttiva non si sono avute le informazioni, quindi con gli investimenti che sono stati fatti. Problema, chiamiamolo, di governance, così, ecco. Cioè, sono stati fatti investimenti e non sono state fatte le azioni. Esattamente. Ci sono le professionalità. Succede un po' con tutte, ora questo è un aspetto tecnico, ma un po' con tutti i debiti informativi nei confronti del centro, dalle regioni, esatto. In certi settori succede così, con tutto. Dati zero. Se non li metti come condizioni necessarie per accedere a qualche agevolazione a fondo, e questo è un obbligo, cioè proprio denota una, io la chiamo una stupidità nel fare economia, no? Perché adesso parliamo dell'acqua, no? È come appunto gestire un patrimonio
senza sapere quanto hai in banca, come si rimpingua il conto. Non so, per me è veramente fa male questa cosa, anche perché in Calabria sulla parte quantitativa c'era un ufficio geografico che era al top fino agli anni 2000. Quindi stiamo cercando adesso di portarli dentro. Devo dire la verità che ci siamo riusciti, ci manca paradossalmente solo la provincia di Trento. Perché loro sono donne. Ecco, qua vedete un po' anche i numeri, no? Quanti sono i corpi idrici pluviali? 7500 da gestire, quindi per ciascun corpo idrico devo fare il monitoraggio della qualità chimica, la qualità biologica, della quantità, il sedimento, le pressioni, insomma è un'attività onerosa, però chi più spende meno spende, no? Ecco. In Toscana ci sono delle zone rosse, c'è via Magra. L'arco. C'è la zona delle concerie e c'è chiaramente Santa Croce. Diciamo poi a questa scala dovremmo zoomare per andare a vedere nel particolare, no? Quindi, se poi andiamo a fare uno zoom, insomma, nel rosso ce n'è parecchio anche mascherato d'arancione, diciamo. Però noi quando poi facciamo gli scontri ci accorgiamo che a pressione ci dovrebbe essere un impatto per determinati corpi idrici. Dai dati che abbiamo sui piani di gestione, proprio perché facciamo tutta l'anamnesi, no? La catena anche nezzo nasale, pressioni, risposta, non impatto lo stato, eccetera, capiamo anche quali sono le pressioni che hanno determinato i risultati. Quindi, diciamo, qui abbiamo, come vedete, l'inquinamento diffuso, diciamo prevalentemente di origine agricola, e quello puntuale che invece è un po' più di matrice industriale, ma anche appunto questi impianti che si fermano al secondario, insomma abbastanza obsoleti o zone non collegate. E poi abbiamo biologico, perché abbiamo anche emissioni di specie aliene, come saprete, soprattutto nei fiumi, dove da una parte noi cerchiamo di andare a capire qual è lo stato, riferendoci a delle comunità diciamo autoctone o comunque simili funzionalmente, dall'altro le province o altre componenti dello stesso ambito amministrativo vanno a immettere delle specie per la pesca, quindi magari si fa insieme una pianificazione. E poi abbiamo una grossa parte, qui il 30%, che secondo me di più vedendo altri dati, che è dovuta a pressioni idromorfologiche. Quindi vabbè, come dicevo, qua il diffuso è imputabile molto alla parte agricola, insomma, no? All'irrigazione, alla contaminazione agricola. Mentre l'idromorfologico chiaramente ha una grossa percentuale, oltre che di prelievi, di difesa dalle inondazioni, quindi strutture di difesa idrali. Argini, casse di espansione, dighe di laminazione, bypass, connettori, ce ne abbiamo di ogni, insomma, che ovviamente anche a noi ingegneri, diciamo, non proprio così giovani, negli anni 90 hanno insegnato che ancora si poteva governare i processi naturali. In realtà avete visto, insomma, che non è così, l'abbiamo capito. Quindi grossa parte, spesso anche non dichiarata, delle pressioni che vanno poi a causare un impatto forte sui nostri fiumi sono i prelievi, che oltre ad avere un impatto di tipo quantitativo hanno un impatto anche sulla capacità di diluzione dell'inquinante, no? E le strutture di difesa, strutture di presa per prelievo, insomma, per irrigazione o per altri idroelettrici. Stato dei corpi idrici sotterranei, vedete in verde, perché per i corpi idrici sotterranei lo stato è buono ma scarso, buono o non buono. Chiaramente abbiamo la salinità deteriorata, che non è l'unica, perché insomma, come sapete, anche la zona del Delta Po, queste parti qua. E poi contaminazione chimica. E lì dove siamo noi in Toscana, queste parti rosse? Queste parti rosse, diciamo che spesso ci sono delle pressioni chimiche che insistono su,
su acquiferi che hanno già dei background di metalli, eccetera, naturalmente presenti. Con il cuneo e bagnata. Esatto. Se ne tiene conto, non è che lo calcoliamo come un acquifero che invece non ce l'ha sta presenza naturale, però evidentemente. Certo. E chiaramente se voi andate sul piano tutelato, sul piano di gestione dell'Appennino settentrionale, trovate dei dettagli alla scala che vi interessa, no? Proprio acquifero per acquifero c'è scritto. Okay. In realtà proprio sul piano di gestione qua rientra acquifero della Miata 1 e c'è scritto che tipo di geologia ha, di struttura ha, che tipo di sostanze naturalmente presenti, qual è il background, cioè il livello di base naturale che c'è, quali pressioni esterne ci sono, industrie, agricoltura eccetera, e quali sostanze mettono presumibilmente. Scusi, ma le parti bianche? Le parti bianche sono dove non ho idrostrutture, cioè sono talmente impermeabili che non ho idrostrutture, non ho falde, la geologia sotto non sono, diciamo, formazioni che contengono acqua, mentre il grigio è sempre l'assenza di dati, come vedete anche il Lazio, che sono davvero orgogliosi che non E comunque la parte bianca della Toscana corrisponde grosso modo a Siena, al Senese. Le crete, però è piena d'acqua Siena. Ma a questa scala non possiamo proprio dire questo. Diciamo che formazioni non produttive, che dove ci sono delle piccole lenti superficiali, non sono considerate carpidici. Corpo idrico almeno 10 litri secondo e almeno una certa capacità. Ok. E pressioni, come al solito, prelievi e inquinamento. E quindi prelievi. Come facciamo ad agire sulle pressioni? Perché poi agire quando abbiamo già l'impatto è costoso ed è molto difficile. E qui viene la capacità di fare di integrarsi in una visione di sistema, come convivere con l'acqua, e anche come vivere con l'acqua. Questo è sempre in Adria, è una situazione comunissima in Italia, ma si commenta da sola, insomma, è commentabile. Quindi io devo utilizzare le risorse, mi devo sviluppare e per svilupparmi io mi difendo anche, oltre a prelevare, quindi mettere in atto una serie di opere e di interventi, mi difendo e poi insomma abbiamo visto i risultati, non è la mia... è costruito su esattamente, ma io non so se ricordate il sindaco, non mi ricordo qual era proprio la città, che fece questa delibera di notte prima dell'operatività del vincolo posto da vedere al distretto per fare un ipermercato, un centro commerciale, insomma. Geniale proprio. Certo, ma in Liguria o Toscana? Io penso che fosse in Toscana. È al confine. Io penso che fosse al confine ma parte Toscana. La Liguria poi abbiamo. Santo Stefano Magra è in Toscana. Sì. Aulla Aulla non mi ricordo proprio lui che è senza vergogna, non lo so, il nome è Toscana, però insomma non briga di intelligenza, anche perché poi il Magra è uno dei fiumi che è stato più studiato grazie a questo geomorfologo italiano fluviale Massimo Rinaldi di Firenze, mio mentore anche, che è e l'ha pubblicato a livello internazionale, un caso di fiume molto dinamico, no? Insomma, e il Massimo all'Università di Firenze fece, quando c'era la segretaria del Magra, una geologa molto in gamba, di uno di Cardinale, un piano di gestione del sedimento proprio per riportare un po' in equilibrio il sistema e quindi anche vincolare l'uso del territorio, evidentemente non passò, chiaramente. Quindi noi ci troviamo, quando dobbiamo gestire un corso d'acqua, l'acqua, il territorio vicino e il territorio monte, perché da lì arriva il tutto, no, anche, a dover attuare diversi obiettivi. Io ho messo uso risorse perché, vabbè, abbiamo le attività produttive, abbiamo le attività di sostentamento, di idropotabile, l'energia, eccetera,
E poi appunto ci dobbiamo difendere, allo stesso tempo dobbiamo anche tutelare la risorsa agli ecosistemi associati, non solo perché siamo veri ambientalisti, ma perché c'è l'economia associata a questi, non è ancora compresa questa cosa, però pazienza, noi ci troviamo. Quindi noi ci troviamo in questo sistema dove abbiamo, paradossalmente, dobbiamo perseguire la sicurezza. Quindi che facciamo? Mettiamo in atto, facciamo delle opere di difesa, no? Quindi muri di sponda, argini, gradinate, eccetera, nell'ambito del piano di gestione del rischio di alluvioni. Ma queste opere, abbiamo visto nel diciamo, disegnino, nello sketch precedente, mi vanno a impattare sull'ecologia. Quindi io qui dovrò mettere in atto altre misure per mitigare quello che ho fatto con le opere di difesa idraulica, che è un po' schizofrenico come, no, approccio. E quindi la norma ci dice: fai una pianificazione integrata. Non ce lo dicono solo le direttive europee, noi già questo l'avevamo messo nella legge sulla difesa del suolo dell'89, nella legge Galli, questa visione c'era. C'era perché avevamo avuto talmente tante batoste, tante alluvioni, che alla fine dopo il 66 hanno detto vabbè basta, ci vuole un approccio integrato, studiate. Hanno fatto una commissione, ma a quanto pare, ecco, no? Ecco, diciamo, non ha avuto i risultati voluti, adesso ci si mette anche la scusa del clima, come dicevo prima, la necessità di avere sempre questi quadri informativi aggiornati, quindi devo sapere quanta acqua ho qui, di cui, qual è la qualità di quest'acqua, scusate il gioco di parole, come stanno gli ecosistemi, quali sono le idroriserve, cosa succede se lo utilizzo qui, arriva a valle o no, cosa succede se c'è un'alluvione. Sono tutte domande a cui posso rispondere sui dati, e se ho anche un approccio metodologico, non solo una fundamentis, sistemico, cioè in cui io comprendo come funziona un fiume, in cui io so che sto qui, sto a valle, e quindi devo capire cosa succede a monte, perché chiaramente quello che viene utilizzato a monte non c'è a valle, e quello che faccio a monte ritorna a valle in termini di impatti. E quindi devo avere un approccio metodologico, devo capire la complessità del fiume. Questo per dire che come il fiume non posso guardarlo solo alla scala che mi interessa, ad esempio questa, siamo sempre su Cecina perché è un bellissimo bacino, insomma, e si presta. Io qui devo sapere quello che succede a monte, perché a monte che io ho, che i due ingredienti, i due componenti principali, l'acqua e il sedimento, si muovono verso valle e mi vanno a configurare il corso d'acqua, gli habitat, vanno a incontrare la resistenza della vegetazione. La vegetazione è un altro componente fondamentale del mio corso d'acqua, cioè questo adesso inno alla pulizia, cosiddetta pulizia, ma in realtà in fiume naturale la vegetazione serve. Tutte le barre che vediamo, ad esempio le isole, sono create attraverso l'interazione tra acqua, sedimento e vegetazione. La vegetazione crea le fondamenta, è bellissimo vedere come si crea una barra. Lo so che vi sembra una pazza nerd così, però a chi piacciono i fiumi, insomma. E quindi alla scala di bacino, quindi da monte verso il valle, c'è questo flusso, questa interazione di acqua e sedimenti che incontra la resistenza, no, delle forme, dei pendii, della vegetazione, del substrato, e mi va a formare quello che vedo a livello di sezione, a livello di forma del canale, quindi avrò un fiume mendriforme, un fiume a canali intrecciati, tutte le varie forme, le pendenze, e quindi l'habitat, no? Quindi per capire, quando io ho fatto la mia diagnosi, ho un corpo idrico che è in stato inferiore al buono, perché ci sono delle opere, se io voglio cambiare la situazione qua, devo studiare quello che c'è a monte. Cioè, quest'opera, quali di queste condizioni mi ha limitato, mi ha bloccato? Mi ha bloccato ad esempio la diga al sedimento, quindi a valle non ho più uno degli elementi costitutivi dell'habitat. Mi ha diminuito il regime delle portate, mi ha appiattito il regime delle portate. Un fiume ha bisogno di piene e di magre, cioè diciamo l'ecosistema ha bisogno di questi cambi repentini, naturalmente. E devo anche tenere conto della dimensione temporale, no? Perché un po' come le analisi che
che ci facciamo noi o la diagnosi che ci fa il medico, quello che io vado a monitorare o valutare è un momento nel tempo. È un momento in cui il fiume mi assume una forma che risponde alle pressioni. Spesso, questo fa un esempio abbastanza semplificato, però un fiume a canali intrecciati, con un sistema complesso, quando viene sbarrato comincia a perdere sedimento, a perdere acqua, diciamo quelle piene che lo fanno muovere, e quindi comincia a restringersi ed assumere delle forme a canali singolo. Quindi quello che io vedo qui dipende da quello che è successo nel passato, dalle piene che ci sono state, dalle dighe, dalle variazioni climatiche, o anche dell'uso del suolo. Il consumo di suolo e l'impermeabilizzazione è un grande booster, un promotore di cambiamenti negativo, perché mi aumenta l'energia dell'acqua e mi limita lo spazio dove il fiume si può espandere e dissipare questa energia. Quindi è tutto collegato. E noi abbiamo messo a punto un sistema proprio di diagnosi, che ovviamente qua è un radiogramma, come dicono a livello scientifico, un po' complesso, però presto a poco è anche il processo diagnostico che si fa con un paziente. Prima caratterizzo, anamnesi alle diverse scale spaziali, poi vado a vedere cosa è successo nel passato per capire, ok, ma questo fiume prima era così, si è evoluto verso questa forma, forse perché appunto le pressioni, la diga, i reliavi l'hanno portato a questa forma, e valuto le sue condizioni. Quindi è un buono stato, perfetto, teniamo sotto controllo perché non si sa mai, c'è ancora quell'opera. Non è un buono stato, devo mettere in atto delle misure, quindi vado a fare degli scenari. Gli scenari hanno bisogno di dati, devo sapere di nuovo la configurazione, quanta acqua c'è, il sedimento, eccetera eccetera. Formulo questi scenari e dico al decisore politico: guarda, se non fai niente vai a finire male, ad esempio, se non fai niente fai così, proprio negativo. Se fai, che ne so, arredi l'argine, guadagni spazio, c'hai un po' più di dissipazione, diciamo che col tempo riandiamo pure due gli obiettivi di difesa idraulica e di qualità ecologica. Se lo rimuovi proprio, diciamo che stai ancora meglio, ecco. E questa, diciamo, è l'attività che noi ci proponiamo di fare, quindi quadri conoscitivi, quadri diagnostici, per dire: guarda, se fai X è la risposta Y, tu decisore devi essere almeno consapevole di quello che fai. Scusa, sì. A proposito di questo, qual è il grado di interlocuzione tra l'ente di ricerca come il MISPRA e anche altri e i responsabili sul territorio, enti pubblici, autorità di una città? Allora, ti rispondo perché subito. Voi studiate bene. No, ma noi, in particolare la mia unità, siccome noi abbiamo scelto di entrare nel pubblico, perlomeno noi come ex unità del programma, proprio per avere una ricaduta societale, diciamo, sociale del nostro lavoro, perché volevamo fare il trasferimento di conoscenza. Noi abbiamo contatto diretto, in realtà noi coordiniamo alcuni aspetti tecnici di valutazione dei piani di gestione, quindi come si fa il monitoraggio, come si fa la valutazione. L'aspetto di dinamica pluviale l'abbiamo introdotto nel 2010 nella norma, cioè sembra niente ma non c'era prima, cioè adesso abbiamo 5.000 tratti monitorati in cui si è promossa vincolante il vostro parere rispetto a certe cose, quindi. Certo, soprattutto perché poi noi, diciamo, in questo caso come propri autori diamo un'interpretazione autentica, quindi. Però diciamo la cosa secondo me più edificante che ti fa dire: ok, allora ho fatto bene a buttarci, diciamo, il sangue, non personalmente, come sempre, come squadra, perché chiaramente è che hai promosso un salto quantico di conoscenza, perché l'operatore X, che magari non ha il background in geomorfologia fluviale, ma viene mandato a fare il campionamento, capisce che vuol dire quel punto lì in un sistema complesso e comincia a farsi delle domande: ma allora forse non devo metterlo qui perché sta troppo vicino alla zona di disturbo, devo andare a campionare di là? Ma allora poi comincia a farsi un po' di ragionamenti, cioè un coinvolgimento molto forte, diciamo. E poi è possibile che le zone bianche, quelle che abbiamo visto nell'altra cartina, no? Sì. Facciano delle opere che sono sconnesse dal vostro parere? Allora noi non è che diamo i pareri su tutte le opere, perché potete immaginare 7.500 quadrilici,
moltiplichiamo per 10 le opere che ci sono a Spagna, noi diciamo che diamo il metodo, facciamo corsi di formazione su questo metodo. Cioè, nel 2010 quando uscì la norma noi abbiamo fatto 4 corsi in un'estate, perché non era eticamente possibile dare, imporre un approccio e non insegnarlo sul campo, 5 giorni di campo. L'abbiamo fatto tutta Italia. E valutiamo anche, siccome è un sistema diciamo guidato, perché altrimenti dovresti avere degli esperti e non ci sono, e le università non producono questo tipo di skill ancora, e allora è un processo guidato dove noi riusciamo a capire quali sono magari degli aspetti che non sono stati valutati bene, eccetera. Quindi abbiamo un'interazione, si è creata una comunità, diciamo, no? Sia a livello nazionale che anche europeo su questo. Quindi abbiamo una guardia molto alta. Quindi sì, infatti siamo troppo pochi per gestire anche le richieste, però sì, alla fine ci arrivano i pareri. E spesso ecco, abbiamo avuto anche diciamo, in APAT alcuni, ma in generale nelle agenzie, alcuni vecchi biologi che non hanno gradito questo approccio perché erano abituati a dei metodi un po' più diciamo grossolani. Però ecco, dei metodi grossolani possono essere utili a livello diciamo così di amatoriale, ma quando tu poi stai determinando la salute e il futuro dei tuoi corsi d'acqua vorresti utilizzare degli approcci un po' più, diciamo, meno incerti e più basati sulla realtà dei processi. Grazie. Niente. Quindi abbiamo creato una cassetta degli attrezzi, è un manuale dove c'è tutta la parte anche teorica, molto copiosa, insomma, che abbiamo scoperto può essere utilizzato anche nell'università. Quindi all'ultimo corso che abbiamo avuto, è l'11° corso che teniamo dal 2010, degli studenti che avevano studiato appunto su, anche su di questo, e metà della classe erano 46 che erano esperti. Abbiamo cominciato che erano 0, ce n'erano 2 forse di autorità di 10, no, quindi diciamo che è una cosa positivissima. E adesso passiamo anche alle soluzioni, quali strategie adottiamo noi per questa gestione integrata? No, la strategia italiana è quella di polarizzare le discussioni, così vanno in caciara, come si dice a Roma, e non le risolviamo. Quindi, da una parte abbiamo, vi giuro che questo è vero, una campagna elettorale, ovviamente potete capire di che partito, chiudiamo i fiumi, quindi con la pulizia dei fiumi noi facciamo anche economia circolare, perché pensate che i cavatori a gratis vanno a prendere il sedimento nelle zone diciamo di alta montagna, dove il sedimento non ha nessuna ragione di essere rilevato, perché così ci aiutano ad evitare il rischio di alluvioni. Questa è la narrazione, ma ancora adesso, quindi puntualmente noi 1 o 2 volte l'anno ci troviamo degli emendamenti dentro diciamo delle norme di tutt'altro oggetto che riguardano questa pulizia. E dall'altra parte poi c'è ovviamente l'inasprimento, io qua ho messo Greenpeace, ma insomma quelli che dicono no, non si deve fare niente, insomma diciamo che non siete fare niente, non è possibile, e ci abbiamo già gli strumenti, perché abbiamo ad esempio un programma gestione sedimenti, nella fattispecie, visto che si parla sempre di pulire, che ci dice facciamo un'analisi, vediamo da dove viene il sedimento nel bacino, questi versanti con queste frane eccetera eccetera, come viene trasportato, è contaminato, non è contaminato, come lo gestisco. Oltretutto c'è anche il problema del riempimento, diciamo l'inserimento degli invasi, che non è banale. E poi abbiamo anche le linee guida sulla gestione della vegetazione, molte regioni che ci dicono come gestire la vegetazione senza fare tagli rasi, insomma togliere gli alberi, togliere tutto. Quindi, e poi abbiamo la norma stessa che ci dice, no? Fa evidenzio, i piani possono essere redatti per stralci, quindi il rischio, la qualità ambientale, il bilancio, ma deve essere garantita la considerazione sistemica del territorio, cioè sono parole importanti, disattese, magari non c'è neanche la capacità di capirlo adesso, visto l'impoverimento diciamo intellettuale. Però insomma la norma, già la direttiva alluvioni stessa dice ti devi coordinare con la direttiva acque, cioè non ti puoi mettere a fare mitigazione del rischio idraulico o costruire opere senza capire qual è l'impatto di queste opere, e non è l'impatto ambientale
diciamo, vecchio stampo, ok, questo c'è, tutto a posto, no, non è così, ma appunto andare a fare un tipo di analisi e dire, ma quest'opera che impatto c'ha, cosa va a bloccare, cosa succede a Valle, ma anche a Monte, se trova in base, eccetera. E c'è l'imposizione di, ovviamente, coerenza e condivisione delle informazioni, ma quelle sono pubbliche, e delle diverse fasi di elaborazione dei piani, soprattutto quello delle misure. Misure di mitigazione del rischio o misure di riqualificazione dei corpi idrici, e impone anche un coordinamento nella partecipazione pubblica, tutta una serie di azioni che vanno fatte, che non sono le semplici pubblicazioni dei piani come una volta. Pubblico il piano, tu vai a fare osservazioni, no? Ti coinvolgo proprio nelle fasi di piano, voglio i feedback nelle fasi di piano. E passiamo alla, volevo darvi anche un'idea di come funziona dall'altra parte, no? Abbiamo visto i piani di gestione lato tutela acque, quelle per la mitigazione del rischio. Quindi formano un piano per individuare degli obiettivi e quindi anche nell'ambito territoriale che viene fisicamente, diciamo, imposto dai processi che andiamo a studiare, quello in cui le acque sono convogliate grazie al transito. Per mitigare il rischio idraulico, quindi per ridurre il rischio di alluvioni. Quindi non stiamo riducendo il rischio, mettendo in sicurezza, non esiste, la sicurezza non esiste, cioè di sicuro c'è solo una cosa, ma non è questa, diciamo, perché c'è sempre un rischio residuo, l'abbiamo visto, l'argine crolla, l'argine in terra popolato da nutri o quant'altro cede, abbiamo visto l'Emilia Romagna ad esempio, non è solo quello il motivo, ma è anche il motivo. Quindi ci dobbiamo convivere, dobbiamo capire, valutare e gestire questo rischio. E questo infatti è il motto della direttiva europea e della sua attuazione nella nostra legislazione. Sempre la scala del bacino, andiamo a vedere quali sono gli effetti a terra, noi dobbiamo modellare, ma simulare un po' per capire poi quali sono le aree da attenzionare e cosa succede. Quindi qual è la risposta in termini di deflussi al suolo delle precipitazioni, ad esempio questa Ischia, si è parlato di frana, in realtà non è una frana, qui diciamo che c'è stata una forte mobilizzazione di sedimento partita da una frana, ma poi avete visto tutti che lì c'era un'edificazione proprio dentro l'albero, nei valloni e dentro l'albero, no? Quindi una colata detritica, una piena con forte mobilizzazione di sedimenti. Tutto. E perché c'era il piano, certo, però abbiamo sottratto gli spazi di naturale espansione, ma ci abbiamo proprio costruito dentro, e non è l'unico caso. Quindi abbiamo ridotto la capacità di drenaggio per consumo di suolo, quindi oltre 50 km quadri l'anno, questo nel 2021, incendi boschivi che hanno, diciamo, lo stesso effetto di impermeabilizzazione del suolo. Abbiamo poi un fenomeno che va ad acuire, diciamo, questi processi, quindi col cambiamento del clima abbiamo una intensificazione, un aumento della frequenza di questi eventi, abbiamo visto alluvioni impulsive e imprevedibili perché anche in zone dove storicamente non si sono mai verificati certi tipi di alluvione si verificano, e nel nostro contesto sono molto localizzate, vediamo la zona tra la Toscana e la Liguria ad esempio, no? Perché si formano queste correnti calde del Mediterraneo, un hotspot, e si portano dietro quantità d'acqua impressionanti, poi incontrando degli ostacoli si autoalimentano fino ad avere questi episodi tremendi che abbiamo avuto, no? Negli scorsi mesi. Chiaramente poi, oltre a questo, abbiamo anche il fatto che un'alluvione importante va a mobilizzare anche inquinanti, quindi oltre alla devastazione abbiamo anche la devastazione da sostanze inquinanti. E, alcuni concetti sul rischio, vabbè, l'alluvione più o meno sapete, l'allagamento del cranio, zone dove non è di norma previsto. La pericolosità per noi è la probabilità che un evento accada, quindi una pericolosità bassa non vuol dire un rischio basso, perché spesso viene interpretato così, non è pericoloso, non è quel senso, vuol dire guarda che accade spesso, quindi stai attento, infatti a bassa pericolosità vuol dire accadono spesso e sono nelle zone più vicine chiaramente agli alberi, no? E via via ci si allarga.
Mentre il rischio, che cos'è? È la combinazione della probabilità di accadimento di un evento con le conseguenze negative sugli elementi esposti, quindi su di noi, sulle nostre attività, sulla salute, eccetera. Quindi, diciamo, l'occorrenza, se un fenomeno accade dove non c'è nulla, il rischio è zero. Se accade dove c'è un ospedale, chiaramente, ecco, questo è basicamente il concetto. Quindi andiamo a fare con i nostri modelli che ci trasformano la precipitazione e il deflusso, le mappe di pericolosità, quindi andiamo a vedere, ok, una portata che corrisponde più o meno a quella che potrebbe succedere ogni 30 anni, dove è andata, e quindi abbiamo le nostre fasce. Ecco, queste le potete vedere sia sui piani di gestione del rischio di alluvioni, sia sul sito di ISPRA, dove c'è l'idrogeo, dove noi, diciamo, mappiamo sia il rischio di alluvione che il rischio da frana. Basta mettere il toponimo, quindi del paese dove è la posizione, e uno può andare a vedere, insomma, sia la pericolosità, se in terra di pericolosità si trova, sia quali elementi e quanti elementi sono esposti, ed è un ottimo strumento. Io qua non ho messo il link, ma insomma poi ci possiamo collegare. E il rischio, appunto, è moltiplicare quella probabilità di accadimento per gli elementi a rischio. Quanto più sono vulnerabili, tanto più il rischio aumenta, e quindi andiamo dal giallo del moderato fino all'elevato in viola. Quali misure mettiamo in atto? Non solo le strutture. La direttiva ci dice che dobbiamo utilizzare tutti gli aspetti della gestione del rischio, quindi avere una vasta gamma di misure che vanno dalla prevenzione alla protezione, la preparazione e il ripristino. Queste ultime due sono le misure post evento che mette in atto la di solito protezione civile. Il piano di gestione del rischio di alluvione è un piano che viene fatto dall'autorità di distretto insieme al Dipartimento di Protezione Civile. Quindi le misure di prevenzione che agiscono sulla vulnerabilità, sul valore e sulla vulnerabilità degli esposti, quindi semplicemente un vincolo sulle attività che posso fare in una certa area con una certa pericolosità. Se io ovviamente la vincolo, non espongo, no? Nessun elemento a rischio. La delocalizzazione, che ancora tarda ad essere attuata nel nostro paese, delle misure di adattamento, le paratie mobili, un adattamento delle strutture, e le misure anche per aumentare la conoscenza, quindi il monitoraggio, l'aggiornamento dei quadri conoscitivi, il sapere quali opere di difesa abbiamo e in che stato sono, no? Perché abbiamo migliaia di chilometri di arginature ed è onerosissimo andare a capire in che stato sono. L'abbiamo visto in Emilia Romagna, ad esempio, ma non è una colpa, non è di nessuno, nel senso che lì c'è stato, evidentemente, noi l'abbiamo studiato, un episodio davvero importante, perché qua c'era stato un episodio precedente che aveva saturato il terreno, quindi nessun argine avrebbe resistito. L'argine è fatto per far transitare, non è fatto per contenere. E quindi sono misure cosiddette non strutturali, no? E poi abbiamo l'aspetto della protezione, quindi andiamo a ridurre la probabilità di inondazione sia diciamo sulla capacità di ritardo che sulla dell'onda di piena che su quella di invaso, e quindi abbiamo delle misure per ridurre il deflusso in alveo, quindi la naturale espansione delle piene, come dicevo, lasciare un po' il corridoio fluviale libero. Misure strutturali, le M32, che sono quelle più utilizzate ancora purtroppo, misure che favoriscono il deflusso delle piene, quindi accelerano, però ovviamente mandano, che fanno, spostano a valle il rischio, no? La pericolosità, quindi il rischio. Quelle per il drenaggio urbano delle acque superficiali e i programmi di manutenzione, che sono misure indispensabili, che spesso non ci sono, non sono finanziate. E poi abbiamo l'aspetto della preparazione. L'aspetto della preparazione, che anch'esso è ancora troppo, come dire, disatteso, insufficiente, perché è quello in cui noi cerchiamo di informare la popolazione. Noi intendo gli enti preposti, noi in parte, ma poi ci sono i volontari di protezione civile, ci sono le esercitazioni, dovrebbero farlo anche l'autorità di distretto, ci dovrebbero essere dei mezzi più efficaci in cui noi diciamo: guardate, voi vivete in una zona che ha un certo tipo di rischio, un certo tipo di fenomeni, dobbiamo conviverci, quindi dobbiamo anche sapere come comportarci quando siamo in presenza di questi fenomeni.
E in questo modo non abbiamo solo la responsabilità, non pensiamo che la responsabilità barra la colpa sia dell'ente competente, l'autorità di distretto, la regione, ma anche noi siamo parte della risposta. E poi abbiamo l'aspetto di recovery and review, quindi tutta la parte di ricostruzione prima di valutazione del danno, eccetera, che è importantissima perché ci serve anche a capire, andare dopo che ci sono i disastri, che cosa non ha funzionato. Questo è molto importante, e se ne fa ancora troppo poco, sempre per i costi e per le skill professionali. Ci serve per aggiornare i piani, appunto per rivederli. La scelta delle misure è un processo, anche qui come nella direttiva acqua, no? Conosco le caratteristiche, le pressioni, definisco gli obiettivi, individuo le misure e lo devo fare però insieme all'altro piano, anzi insieme agli altri piani di gestione dell'acqua. E questo è già enorme, no? Noi abbiamo il piano di gestione delle acque, ad esempio il piano straccio del bilancio idrico, alcune autorità lo hanno, e sono declinati nei piani di tutela delle acque. Quindi passiamo dal livello distrettuale a livello regionale o nel caso dei PAI a livello di bacino, e il piano di gestione del rischio alluvioni che viene declinato in alcune regioni nei PAI dell'intersetto idrogeologico, soprattutto per quanto riguarda le misure di vincolo di salvaguardia. Come affrontiamo queste criticità appunto nell'integrazione dei piani? Dovremmo avere una migliore governance, quindi delle linee strategiche nazionali, obiettivi condivisi e piani per raggiungere questi obiettivi, ma anche, come dicevo prima, una responsabilizzazione, una promozione della partecipazione pubblica, non nel senso deleterio di scaricare tutto sul cittadino, ma di farsi parte attiva anche nel controllare, no, che l'ente preposto faccia il suo, quanto noi fare il nostro. La partecipazione pubblica è, diciamo, qualcosa che ne parlavo prima con Benio, nel mondo anglosassone è un processo naturale, è molto utilizzato, no? Perché c'è proprio un'attitudine, forse anche dal punto di vista del fatto che la religione protestante spinge un po' una responsabilizzazione individuale del partecipare in maniera molto attiva, del sentirsi parte e proprietari del bene pubblico, e quindi anche partecipare e cercare di capire come gestirlo. E la norma europea, quindi su questo dà molto, sia direttiva acqua e direttiva alluvioni, dà l'obbligo, no, di promuovere forme di partecipazione. Quindi ci dice che deve essere garantita l'informazione e la consultazione del pubblico, ma non ci dice che deve essere garantito il coinvolgimento attivo. Ci dice che deve essere incoraggiato il coinvolgimento attivo. Cerchiamo di farlo, ma è complicato. Quindi qua un po' ripercorro appunto il fatto dell'integrazione tra le due direttive, una mitigazione del rischio, conservazione della qualità, programma di gestione dei sedimenti le va a integrare dal punto di vista conoscitivo, perché gestire i sedimenti per evitare, diciamo, per abbattere il rischio, quindi può avere impatti sulla parte di habitat. Quindi in questo caso, diciamo, delle misure che possono essere benefiche per ambedue gli obiettivi sono quelle che dicevamo, quindi vincoli sull'uso del suolo, le delocalizzazioni, ridurre la vulnerabilità di beni e servizi, le semplici paradigmi mobili, ad esempio, no, la tutela degli ingressi, no, nei piani terra, eccetera, attività che sviluppano conoscenze. Misure di protezione, quindi mettere in atto degli interventi che vanno a ridare un po' di spazio al corso d'acqua. Questi sono tra i pochi interventi funzionanti che sono stati messi in atto per recuperare un po' di connettività tra il corso d'acqua e la piana inondabile, quindi queste espansioni naturali, soprattutto in Alto Adige, sono stati fatti, adesso stanno cominciando ad essere implementati, anche per questo incentivo del 20%, no, che viene dato dal Ministero. Quindi, nel passato abbiamo visto una sistemazione, utilizzo dei quartieri idrici ignara, non consapevole degli effetti. L'incisione, una serie di interventi diffusi non monitorati, non mantenuti,
e attualmente le norme ci dicono ricorrete ad interventi integrati e misure che possano essere benefiche basate sulla natura. Quanti interventi abbiamo visto però nel secondo piano di gestione del rischio alluvioni? Ancora un po' pochi. Se andiamo a vedere le M3, che sono le misure dove abbiamo anche le misure naturalmente basate, insomma le percentuali non sono molto alte. Se andiamo poi a vedere quelle cosiddette win-win, insomma, vediamo stranamente che quelle più attuate sono nel distretto della Sicilia, che appare paradossale, più che attuate direi progettate, ce lo auguriamo per carità, però insomma troviamo tutta una serie di interventi, ci fa piacere, in cui abbiamo appunto l'attuazione del programma di gestione sedimenti, ripascimenti e quant'altro. E questo è diciamo già un obiettivo per noi buono, il fatto che sia stato attuato questo tipo di conoscenza e di misure. Tutte le informazioni anche sul rischio di alluvione noi le abbiamo messe su una pagina di lista, quindi tutte le informazioni anche basiche, proprio come funziona tutta la narrazione, tutti diciamo, i casi sono qua. E in conclusione vorrei tornare al fatto delle conoscenze e dei dati di base che ci servono poi a mettere tutta questa integrazione. Quindi fino al 2002 abbiamo avuto il servizio grafico che dipendeva dalla presidenza del Consiglio, con Bassanini è stato sciolto, e le competenze sono state regionalizzate in istituzioni più o meno diverse delle regioni, e questi dati, oltre a servirci per diciamo, lo stato di guardia ambientale, sono necessari per tutti gli interventi e le misure di piano. Sono dati importantissimi, la Commissione Idrologia delle Nazioni Unite insomma ce lo dice, ma sono alla base proprio della gestione sostenibile delle risorse, cui l'acqua è la più preziosa. Però questo tipo di conoscenza, no, vedete anche la bellezza di questi elaborati, no, gli idrologici, per chi li conoscesse, insomma, sono tutte le misure di precipitazione, temperatura, le portate dei corsi d'acqua italiani, i rilievi, eccetera. Tutte queste misure, che ad esempio nel 51 278 misure, sono andate via a scemare dal 51 al 91, insomma 278 al 151, nonostante l'aumento lo sviluppo di tecnologie. Chiaramente ciò che cosa è dovuto? È dovuto al fatto che c'è stata una regionalizzazione. Una prima fuga a fine degli anni 77 di personale, perché nelle regioni veniva pagato meglio, banalmente. Una seconda, quella Bassanini, in cui si è persa proprio la competenza, perché l'idrografico era una scuola. Cioè il tecnico che tramandava il saper fare, il tecnico che interveniva, eccetera, eccetera, ci si faceva gli strumenti e quant'altro. Passato qui c'è stato il passaggio da una conoscenza sistematica a una reazione alla catastrofe, quindi all'idrologia nel campo reale di protezione civile. E poi via via la cosa si è andata a riprendere, è stato costituito il Sistema Nazionale di Protezione Ambiente, il tavolo di idrologia operativa, però capite che è un quadro di riferimento complesso e anche complicato, anche solo comunicare tra vari enti, capire chi fa cosa, è molto complicato. E questi dati per noi sono fondamentali, cioè noi abbiamo fatto queste valutazioni sul trend, sulla risorsa idrica, sulla sussistenza, permanenza di alcuni fenomeni dovuti al cambiamento del clima, grazie a questi dati. Cioè noi abbiamo constatato che c'è un calo del 19% della disponibilità idrica e anche della distribuzione della risorsa, no? Abbiamo constatato che il territorio, la superficie aumenta, c'è una tendenza statisticamente proprio tecnicamente significativa, aumentano le aree esposte a siccità. E questo l'abbiamo fatto perché? Perché ci siamo ostinati, abbiamo messo a punto un modello e perché ci sono i colleghi, questi sì che sono eroi, che vanno a fare le misure quando non fanno servizio di protezione civile e ci danno il dato su cui si basano queste analisi. Cioè capite quanto è fondamentale anche per sapere quanta acqua c'è, quanto ne posso prelevare, come faccio l'allocazione della risorsa in un consorzio, no? Banale, magari in un consorzio c'è la telemetria, spero, e so, ok, allora posso
prendere l'acqua da qui la sposto di qui, ma se io non ho questo tipo di monitoraggio, come faccio? Quindi abbiamo fatto un modello che ci dice, basandoci sui dati di precipitazioni quindi e di temperatura, quindi andiamo a trovare la respirazione, qual è la risorsa superficiale disponibile tra la sotterranea e la variazione di volume nel corso del tempo. Abbiamo visto, questo è diciamo, sono le valutazioni che abbiamo fatto fino al 2021, le abbiamo aggiornate perché capite che c'è anche un ritardo, che vanno elaborati questi dati, vanno validati. Nell'ultimo del trend si è registrata una riduzione del 20% rispetto alla media della risorsa, che si parla di miliardi di metri cubi, e sul lungo periodo invece, diciamo, del 16, se andiamo a comparare, questo usano pari climatologi al trentennio di riferimento per 2050, però già questo è significativo. Poi se andiamo a vederlo dal punto di vista delle stagioni, la stagione arrigua chiaramente la percentuale sale e tocca dei punti anche del 40%. Siamo andati anche a simulare con degli scenari di cambiamento climatico, quindi le emissioni business as usual, cioè se non faccio nulla per mitigare le emissioni o se utilizzo lo scenario di riduzione più ampio, che cosa succede? E abbiamo visto che ci sono delle riduzioni che vanno con l'approccio di mitigazione massimo, delle riduzioni anche del 10%, quindi anche se noi mettiamo in atto delle misure di mitigazione, cioè abbiamo già una perdita di risorsa. Se non facciamo niente arriviamo dal 40% di media al 90% nel sud dell'Italia, che fa abbastanza paura. E questo non tra 100 anni, diciamo, domani. E questi episodi ormai da eccezionali stanno diventando la norma, quindi dobbiamo riscrivere un po', anche rivedere un po' anche noi ricercatori, no? Capire quando questa eccezione sta diventando normalità, ricostruire le statistiche, cioè inventare un nuovo modo per fare le revisioni, ci saranno ancora dati per fare questo. E vedete appunto quanto poco monitoraggio viene ancora fatto su questa parte. E la siccità poi, che è un fenomeno meteorologico, quindi è la riduzione di precipitazioni persistente, si trasforma in scarsità, cioè la scarsità si ha quando appunto la precipitazione, che poi si trasforma in risorsa idrica, non è sufficiente questa risorsa a soddisfare tutte le esigenze. Quindi da una parte è vero che c'è il fenomeno fisico mancanza di acqua, ma dall'altra c'è anche una domanda sempre crescente, quindi un prelievo insostenibile. E nel 2016 il legislatore, rafforzandolo poi l'anno scorso, ha messo in atto gli osservatori permanenti per gli utilizzi idrici a scala di distretto, dove finalmente tutti gli attori, quindi chi deve tutelare l'acqua, chi la gestisce e chi ne ha necessità, quindi il comparto agricolo, il comparto industriale, eccetera, i portatori di interesse, anche le NGO ambientaliste, no? WWF, CIRP, eccetera, partecipano e cercano di capire qual è la severità della situazione e come andare a gestire l'acqua nei diversi scenari di severità, quindi scenario basso, un po' un'allerta, uno scenario medio, comincio a fare delle allocazioni, a ridurre i prelievi, nello scenario di severità elevata vado in crisi e quindi devo proprio fare delle priorizzazioni. Il problema dei dati su prelievi è un problema cronico che stiamo cercando di risolvere con Istat, neanche Istat sa in particolare qual è il prelievo agricolo. Abbiamo una parte di incertezza sul prelievo agricolo, ma insomma sappiamo che una buona parte, gran parte dei prelievi, soprattutto nelle stagioni irrigue, e se non conosciamo questi prelievi non riusciamo a capire quanta risorsa abbiamo a disposizione nel medio e lungo termine. Quindi speriamo, che abbiamo parlato adesso con il centro di ricerca dell'agricoltura, di riuscire ad arrivare a queste stime. Il meteorologico idrologico, già detto, neanche il 10% dei corsi d'acqua ha misure di portata, e stiamo cercando di utilizzare anche tecnologie nuove, dati da satellite, per capire come si evolvono i corsi d'acqua, cercare di legare queste modifiche, no? Questo per esempio si nota una riduzione della parte bagnata dell'alveo, quindi sicuramente questo si traduce in una disponibilità inferiore, di capire come tradurre questi pixel in quantità. È una sfida abbastanza grande e banalmente non possiamo gestire quello che non conosciamo, no? Quindi, come dicevamo prima,
se non abbiamo questi dati non possiamo che dare e darvi delle stime con incertezza, che può anche essere dell'1%, ma fanno 1% per miliardi di metri cubi, insomma, fa la differenza. Quindi torniamo qui al governo del caos. Cioè è difficilissimo, quando ci sono centinaia di persone, è anche difficile gestire la discussione, no? Quindi come facciamo a governare il caos? Abbiamo uno stato attuale dove grazie alla ricerca, allo sviluppo, alle competenze possiamo creare i quadri conoscitivi e modelli scientificamente basati che ci descrivono lo stato, e dobbiamo arrivare insieme con questi quadri a definire degli scenari che condividiamo per il medio e il lungo termine, quindi obiettivi di sviluppo in cui abbiamo una gestione integrata, sostenibile, adattiva, quindi dati in tempo reale, mi devo adattare, arriva questa ondata, ok, io so chi prende cosa alle diverse scale, so come allungare l'acqua ad esempio, oppure so sta arrivando una perturbazione, so dove potrebbe avvenire un evento alluvionale e metto in allerta, no, la popolazione. Adattiva ma anche inclusiva, no? Perché appunto l'accesso alla risorsa è un accesso che deve essere possibile per tutti, anche per chi è meno avvantaggiato, diciamo. Ma il cuore del tutto è come opera una transizione, perché se io voglio trovare un accordo su come arrivare, se ci arriveremo, se noi speriamo di sì, dobbiamo essere ottimisti per forza. Dobbiamo governare un passaggio di una transizione che non è solo ecologica, come sta di moda, è anche economica, è ovvio. L'allocazione dell'acqua, se esclude qualcuno, anche a livello economico per qualcuno avrà un impatto. Quindi si parla di, ad esempio, in agricoltura, ricorso a colture diverse, di conversioni, anche di conversioni di lavoro, per operatori ambientali, non le turbine come usano, no? Ma diciamo, lavoratori dell'ambiente ce ne sarebbero di figure da, insomma, da creare, però ancora non c'è un disegno e soprattutto anche delle competenze, una gestione più snella con competenze chiare ed esclusive. E qua, diciamo, quella sfida della comunicazione anche del dato scientifico a chi non ha le strutture per poterlo apprezzare e comprendere, nell'insegnare, quindi nell'elevare, fare quel salto che non è solo di capire come funziona la circolazione dell'acqua, il governo del territorio, ma sentirsi parte del cambiamento. Sembra un slogan, però così, cioè anche adesso sembra cambi argomento, ma le guerre, cioè molto spesso il motivo è legato all'acqua. Guardiamo appunto Israele, il Giordano, guardiamo il resto degli Stati Uniti, ma anche da noi, non è che non ci siano rivalità, nasce da quello. Quindi io qui diciamo che credo che tutto dipenda dallo sforzo di ciascuno, ovviamente non come fanno responsabilizzandoci, tipo pagate tutti le penali di un'infrazione comunitaria perché siamo stati incapaci, ma proprio no, cosa posso fare io anche per sollecitare chi deve fare cosa. Insomma, spero di avervi dato un po' di nozioni, so che è stata un po' una corazzata per Potemkin, ma essendo una materia abbastanza complessa, a tante scale, qualcosina magari poi resterà.